Roma, a Roma. Non è tanto bello, ma come facciamo a cambiare la vita? Vogliamo, ma non ci possiamo. Difficile. Difficile, sì. Sula è venuta in piazza San Pietro per ascoltare il saluto del Papa. Ci è venuta con uno dei suoi 8 figli, Francesco, la moglie di lui e i nipotini. Sono arrivati dal campo di Via di Salone alle porte di Roma ad accompagnarli la comunità di Sant'Egidio attraverso la quale cercano di costruire un futuro diverso. Non tanto per me, ma per i miei figli, perché ho 4 figli, vanno regolarmente a scuola, però in queste condizioni qua è bruttissimo. A parte l'ammondizia, il fuoco, gli odori sgradevoli, la puzza. Il Papa abbraccia idealmente nel Regina Coeli anche loro. Auspico che la giornata odierna favorisca la cultura dell'incontro con la buona volontà di conoscersi e rispettarsi reciprocamente. Ci sono molti percorsi che sono iniziati in questi anni, dai campi verso le case. Lo consideriamo un grande passo in avanti per una Roma di tutti. Travolto.